procede spedito l'iter dei decreti attuativi della riforma del diritto di famiglia. L'onorevole Anna Macina, sottosegretario di Stato alla Giustizia, ospite d'onore del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Taranto, dalla Scuola Forense Ionica e dalla Camera Minorile, con il patrocinio dell'Unione Nazionale Camere Minorili. Sono stati molti gli avvocati che hanno colto questa importante occasione di formazione e aggiornamento professionale offerta dall'Ordine degli Avvocati. Rispetto e formazione fanno sì che nel Foro di Taranto, grazie all'opera continua dell'Ordine e della Scuola Forense, si possano creare delle eccellenze, e in questo caso nel diritto di famiglia o nei difensori d'ufficio o gli esperti nelle crisi d'impresa, una serie di eccellenze che l'Ordine forma continuamente tra gli avvocati di Taranto. Siamo pronti, nel senso che le commissioni che erano state nominate per la scrittura dei decreti attuativi hanno terminato il loro lavoro e che in questo momento è al vaglio, diciamo così, del gabinetto della Ministra per sciogliere gli ultimi nodi e per mettere a punto, anche coordinando le norme tra loro. Dopodiché si immagina che entro la fine dell'estate, quindi prima della fine dell'estate, possano essere inviati al Parlamento per i prescritti pareri delle commissioni parlamentari. Quindi siamo addirittura d'arrivo.